Buongiorno! Oggi è il secondo giorno qui a Barcellona e adesso sono le 9 del mattino e ci si è svegliati, vestiti. Io ho questa maglia viola e pantaloni neri normali. E adesso stiamo per scendere a far colazione. E l'unica cosa è che fuori il tempo non è proprio molto bello perché, adesso vi faccio vedere. Sta un po' piovendo, però vabbè, fa niente. Sì, ciao, allora, ho chiesto il cappuccio perché sta piovendo, però guardate cosa, dove siamo arrivati alla Sagrada Famiglia che è qua dietro di me. Non si vede niente, però adesso farò un video meglio e poi entreremo anche, quindi ci vediamo dopo. Siamo entrati e ecco la foto, adesso vi farò vedere come clip di com'è dentro. Eccomi qua, allora abbiamo finito di fare il giro nella Sagrada Famiglia, sta ancora piovendo, come potete vedere, infatti ho il cappuccio e è stato molto bello. Adesso se state lì almeno 2 orette, adesso sono circa le 2 e niente, molto bello, ho preso anche 2 souvenir che dopo vi farò vedere e adesso andremo a mangiare e niente, vedremo dove c'è posto e noi ci vediamo dopo. Allora, vi aggiorno. Abbiamo pranzato, ho mangiato una tortiglia, che era abbastanza buona, e adesso stiamo passando per Passeo de Gracia e adesso di fianco a me c'è la Pedrera, che è l'altra casa di Gaudì. Adesso ve la farò vedere. Eccola lì, guardate. No, parcheggio. Ecco qui, guardate, è un sacco grande, poi sale, 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 sale. E poi continuo anche di qua dietro l'angolo. Adesso siamo alla boccheria che è il mercato più importante. Eccolo qua, adesso entriamo. Dentro al mercato c'era un sacco di gente e alla fine però ho preso questo le fragole con il cioccolato. Adesso le mangiamo, ci vediamo dopo. Allora, come si chiama? Ah sì, le fragole con cioccolato erano molto buone, le ho mangiate tutte e adesso stiamo facendo un giro qua sulla Rambla e adesso in teoria dovremmo arrivare fino in fondo alla strada dove c'è il mare. Forse. E in teoria. E quindi adesso andiamo e vediamo un attimo com'è. Facciamo un giretto e una passeggiatina qua. Ah, bella questa parte senza troppa gente.
Allora, devo dire che questa parte qui è molto più vuota, questa vicino al mare, e infatti dietro di me là c'è la statua di Cristoforo Colombo. Adesso ci avviciniamo e facciamo un po' di foto e niente. E poi dietro la statua c'è il mare. Guardate, ci sono anche le macchine. Bella quella parte. Eccoci qua, siamo proprio sotto. Guardate, è lì in alto. Eccola qua. Qua si vede bene. E questa è la statua. E qua c'è tutta questa piazza molto bella. Lì c'è il mare con le barche. E poi di lì si continua a camminare lungo il lago. Poi ci sono bellissime, ci sono anche sciogliato. Tutte le palme. Qua lungo il mare che è dietro di me. Peccato che adesso sta ricominciando a piovere, tempo stupendo ovviamente, però vabbè, adesso facciamo questa passeggiatina che comunque è molto carina, se ci sono anche tutte le palme eccetera. Se non fosse più questo tempo un po' schifoso, però fa niente. E niente, continuiamo con la nostra passeggiata. Ok amici, allora siamo usciti adesso dal Museo della Cera ed è stato molto bello, stupendo. Guardate, dopo tutta la giornata a piovere adesso c'è questo bel sole. Ciao amici, rieccomi in hotel. Adesso sono le 8:30, c'è stato un piccolo salto temporale perché siamo tornati dal Museo del Cera, abbiamo fatto ancora una passeggiata sulla Rambla, poi siamo tornati in hotel e ho fatto la doccia, quindi adesso mi sono preparata per la cena. E comunque è stata una bellissima giornata e mi è piaciuto molto sia la Sagrada Famiglia che il Museo delle Cere. E però adesso siamo stanchissima e e niente, andrò a mangiare e poi credo che tornerò in hotel a dormire. E quindi noi ci vediamo dopo!